Ciao ragazzi, io sono Gabri Costa e benvenuti in questo nuovo video. Datemi a sentire, ascoltate con attenzione. Dopo aver recensito e spiegato il cameo di LC Tremor, questa volta vi ho fatto una sorpresa. Ascoltatemi. In questo Mortal Kombat 1 adesso è arrivato il momento di spiegarvi come personalizzare Chameleon, il personaggio cameo DLC di questo gioco. Però volevo dirvi una cosa, questa Chameleon l'avete vista nel Nintendo 64 Mortal Kombat Trilogy, se ce l'avevate tanti anni fa. E poi su Wii era in Mortal Kombat Armageddon. Ma si conosce poco Chameleon, io non l'ho mai seguita, però è un particolare che mi sono ricordato. È una ninja tutta grigia. E poi, essendo una donna, è con la lettera K. Andiamo a vedere com'è fatta. Vi dico come personalizzarla. Bisogna andare su i colori. Può diventare Raptor incantevole e Ombra del serpente. E ora modalità foto. Beh, che devo dirvi ragazzi? Non c'è nulla da dire, non c'è da aggiungere altro. È un piccolo video, un video facile che ho fatto per voi. Almeno vi ho spiegato come personalizzare Chameleon, il personaggio cameo DLC di Mortal Kombat 1. Bene, per oggi è tutto. La recensione finisce qui. Ora io vi saluto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace, come sempre. Ciao, grazie per avermi seguito. Ricordatevi che io sono sempre Gabri Costa e sono diventato famoso su YouTube. Ma seguitemi sempre a ogni video che recensisco. Bello è stato questo video per voi. Guardatelo sempre perché è importante.